Il 30 aprile ad Aprilia i carabinieri hanno sottoposto a fermo di indiziato del delitto di ricettazione in concorso GD, 27 anni, nato in Moldavia, e BB, 23enne, nato in Russia, entrambi in Italia senza fissa dimora, poiché sorpresi alla guida di un automezzo oggetto di furto denunciato l'8 marzo presso la stazione dei carabinieri di Capranica. Durante l'azione il primo è stato deferito in stato di libertà per il delitto di resistenza a pubblico ufficiale, per aver opposto obiezione al tentativo di sottrarsi al fermo, causando lesioni personali al militare operante, il quale, trasportato presso l'ospedale locale, è stato giudicato guaribile in 4 giorni. I due uomini sono stati trasportati presso la casa circondariale di Latina. Tornerà presto operativo il Dipartimento di Salute Mentale all'interno della Casa della Salute di Sezze. A confermare la notizia la stessa amministrazione, che ha comunicato che nei prossimi giorni sarà riattivato il servizio completo, in quanto nei giorni scorsi il sindaco ha emanato un provvedimento per precisare quali siano gli ambienti soggetti a pericolo e quindi interdetti con precedente ordinanza. I locali precedentemente usati dal Dipartimento di Salute Mentale potranno tornare ad essere utilizzati per un servizio sanitario così delicato e dal quale si rivolgono centinaia di pazienti. L'aspetto più importante di questa vicenda, infatti, ha riguardato il rischio che queste centinaia di persone con serie problematiche di salute e con evidenti fragilità dovessero essere costrette a raggiungere mete lontane per essere curate. Con la collaborazione di tutti, si legge nella comunicazione dell'ente, si è risolta una vicenda che si andava trascinando da mesi e la cui soluzione consentirà agli operatori sanitari di tornare a lavorare con comodità e con la consueta professionalità e i pazienti di vivere con serenità il loro percorso terapeutico. Il cammino del Criterium giovanile ha incontrato la Box Latina per iniziare le selezioni regionali dell'evento che si concentra sul lavoro di crescita dei vivai. 100 bambini partecipanti, almeno il doppio i genitori e gli amici. Il 30 aprile la struttura di Via Aspromonte si è trasformata in una sorta di villaggio olimpico, sia all'interno che all'esterno. Entrambe le aree segnate e tracciate e percorsi per mettere alla prova i piccoli e le piccole del ring. Funicella, ostacoli, sacco, esibizioni, punteggi da 1 a 100 per testare coordinazione, velocità, tecnica, abilità e destrezza. L'aspetto agonistico è andato di pari passo con quello aggregativo. A fine giornata tutti premiati, dagli atleti ai dirigenti della società. Mirko Turrin traccia il bilancio positivo. Ringrazio tutti per l'impegno svolto, staff, genitori, ma soprattutto i nostri piccoli campioni che si sono distinti per le ottime prestazioni. Complimenti a loro per come si sono impegnati e divertiti. Come ogni seconda domenica di maggio, la comunità di Cori si prepara a festeggiare la Madonna del Soccorso, ricorrenza che affonda le sue radici nel maggio del 1521, quando la Vergine Maria avrebbe accudito la piccola oliva iannese, perdutasi tra le alture durante una tempesta e ritrovata dopo 8 giorni sul Monte della Ginestra, dove fu rinvenuto l'affresco della Vergine in trono che sorregge il braccio del bambino in atto di benedire e dove oggi si trova il santuario consacrato nel 1639. Il clou della manifestazione sarà il concerto ad ingresso gratuito di Fabio Concato, offerto da Orto Cori. Il cantautore milanese in tour per l'Italia farà tappa a Piazza Signina domenica 8 maggio alle 21.30, dopo lo spettacolo degli storici sbandieratori delle contrade di Cori. Sabato, invece, spaccia alla cover band di Rino Gaetano e alla giovanissima cantante corese Melissa Balestra. Potrebbe essere arrivato ad un punto di non ritorno il sottile equilibrio tra amministratori e dirigenti degli uffici comunali di Sezze. È quanto sembra dopo lo sfogo di ieri mattina durante la commissione lavori pubblici. I due esponenti dell'amministrazione, l'assessore ai lavori pubblici e viabilità e il presidente della commissione consiliare, Armando Scimenti, hanno confermato l'ipotesi di lasciare i loro incarichi.
Il problema, oltre alla difficoltà di imporre le scelte dell'amministrazione ai dirigenti e di farle attuare, sarebbe da indicarsi in una frase pronunciata dallo stesso assessore, quella cioè che la commissione, così come strutturata, non avrebbe motivo di essere convocata, visto che non si dà seguito alle indicazioni. A quel punto è arrivata la risposta del presidente Uscimenti. Io, come presidente della commissione, ha spiegato Uscimenti, ho la coscienza a posto. Abbiamo lavorato su alcuni temi e abbiamo eseguito di persona molti lavori andati a buon fine. Certo, se poi arriva un punto del genere con un assessore che dice pubblicamente che la commissione non serve, allora è il caso di finirla qui. Confermo quindi che mi dimetterò da presidente della commissione. Altrettanto immediata la risposta di Zeppieri. Se Uscimenti lascerà il suo incarico da presidente della commissione, allora io rimetterò la mia delega alla viabilità nelle mani del sindaco Campoli. Ha avuto luogo sabato 30 aprile la manifestazione promossa dall'Istituto Gramsci nell'ambito delle iniziative scolastiche per l'80° della Fondazione di Aprilia. L'incontro si è tenuto presso la biblioteca comunale e nel corso dell'occasione è stato presentato Rondino, il protagonista di un fumetto che attraverso il suo viaggio presenta la città di Aprilia, i monumenti storici più rilevanti del suo territorio. Il progetto fa parte di Aprilia Raccontami 2, l'opuscolo presentato sabato scorso, un lavoro che ha lo scopo di avvicinare i ragazzi alla scoperta della città. In rappresentanza dell'amministrazione comunale sono intervenuti il sindaco Antonio Terra e l'assessore alla cultura pubblica e istruzione Francesca Barbaliscia, che hanno fatto i complimenti a studenti e al personale della scuola per l'importante impegno dimostrato per conoscere e valorizzare la realtà sociale ed artistica della città di Aprilia. A titolo di chiarimento della mia posizione politica in questa tornata elettorale, intendo chiamarmi fuori e non appoggiare alcun candidato che non sia riconducibile anche alla mia scelta. Con questa nota Anita Pirri di Fratelli d'Italia di Priverno ha deciso di non appoggiare la lista civica per Sanna Sindaco in vista delle amministrative. Tale decisione, continua la nota, è dettata dal fatto che non posso essere coinvolta come referente territoriale a livello politico e organizzativo del partito nelle decisioni di appoggiare una lista civica senza neppure aver iniziato un percorso di incontri, di confronti, di condivisioni e di scelte programmatiche. Ho ritenuto doveroso e necessario precisare la mia posizione politica per smentire voci e articoli, un atto dovuto e senso di responsabilità nei confronti degli elettori. Nei prossimi giorni chiederò chiarimenti alla segreteria provinciale del partito. L'Istituto Giulio Cesare ha presentato la richiesta per aumentare le sezioni della Scuola dell'Infanzia Borgo Vodice per il prossimo anno scolastico. La Giunta di Sabaudi ha accolto la richiesta della dirigente scolastica, autorizzando l'Istituto a preparare tutte le richieste per ottenere una nuova sezione. La scuola, dichiara l'assessore e vice sindaco Felice Pagliaroli, è un punto di riferimento necessario e fondamentale per i bambini ed i ragazzi ed è dovere dell'amministrazione continuare ad investire per migliorare i servizi e rispondere alle richieste delle famiglie, assicurando sempre al meglio il diritto allo studio. Per colmare il vuoto lasciato dall'assenza di manutenzione sulle 148, l'Astral avrebbe ipotizzato di ridurre il limite di velocità portandolo a 70 km orari nel tratto che va da Latina a Pomezia e a 50 fino a Roma. Una decisione che renderebbe questa strada praticamente inutilizzabile. Per capire se tale notizia trovi fondamento, ho presentato un'interrogazione urgente al presidente Nicola Zingaretti e all'assessore alle infrastrutture, per sapere se corrisponde al vero. È quanto sostiene il consigliere regionale di Forza Italia, Giuseppe Simeone, che spiega: è evidente che la riduzione del limite di velocità rappresenta un trucco di Astral e Regione Lazio per fuggire alle proprie responsabilità sulla manutenzione della pontina. È inaccettabile far pagare ai cittadini i ritardi della regione e le inadempienze dell'Astral con una scelta che creerebbe un ulteriore grave danno ai pendolari.